In questa lezione mi soffermo sulla derivata prima, in particolare sul suo significato geometrico. Parto dallo studio di una funzione f di x uguale x quadro e dal calcolo della sua derivata prima, f' di x uguale 2x. Vado a calcolare il valore della derivata prima, in particolare nel punto 2, quindi la derivata prima risulta essere 2 per 2, 4 come valore numerico, e la derivata prima nel punto 3 che risulta essere 2 per 3, 2 per 3, 6 come valore numerico. È questo valore numerico a cui darò un collegamento con un'altra informazione geometrica relativa però al grafico della funzione originaria. Il grafico della funzione originaria è un grafico nel quale 1, 2, 3, abbiamo un punto 1, 1, 2, 3, 4, un punto 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e un punto che risulta essere 3, 9. La funzione è semplicemente il quadrato del valore della x che sia, quindi una funzione con andamento di tipo parabolico, in particolare con vertice nell'origine di questo tipo. Se dovessi chiedere in un esercizio di ricavare la tangente al grafico della funzione y uguale f di x nel punto 3, 9, dal punto di vista geometrico, questa è la retta, chiamiamola T, di cui si sta parlando. La retta T risulterà avere un'equazione che è y uguale mx più q, generalmente è possibile utilizzare questa, e la proprietà della derivata prima è che il valore numerico della derivata prima calcolato per x uguale a x del punto che stiamo prendendo in considerazione, in questo caso la x è 3, è esattamente il coefficiente angolare della retta tangente alla funzione nel punto preso in considerazione. Quindi, riassumendo, il punto preso in considerazione è un punto P di coordinate 3, 9. L'obiettivo è trovare la tangente in quel punto. Una informazione sulla tangente è che il coefficiente angolare nell'equazione della retta tangente corrisponde al valore numerico della derivata prima, f' di x, calcolata per x, che è la x del punto preso in esame. Per cui quella tangente risulta avere un'equazione del tipo 6x più q. E con solo l'informazione sul coefficiente angolare non riesco a chiudere il ricavare la tangente effettiva. L'altra informazione è il passaggio per il punto 3,9, passaggio che se viene imposto mi dà 9 è uguale a 6 per 3 più q e quindi un q complessivamente uguale a 9 meno 18 meno 9 e un'equazione di tangente che è quindi y uguale 6x meno 9. Considerando che il q è l'incrocio, rappresenta l'incrocio con l'asse dell'y, e questo incrocio dovrebbe essere circa meno 9, e il coefficiente angolare mi dà informazioni sull'inclinazione della retta, in particolare un coefficiente angolare pari a 6, cioè questa retta tangente
per ogni aumento di unità delta x uguale a 1 relativo in orizzontale, ha un aumento di 6 unità in verticale. Se lo stesso tipo di proprietà andassimo a utilizzare per trovare una tangente che è la tangente nel punto 2, 4, chiamiamola t', la tangente t' risulterebbe avere un'equazione del tipo y uguale coefficiente angolare, la derivata prima calcolata nel punto 2, 4, cioè per x uguale a 2, quindi coefficiente angolare 4 per x più q, dove q lo si trova obbligando questa retta a passare per il punto stesso. Quindi la y è 4, 4 per 2 più q, 8 portato dall'altra parte meno 4, ho un q che vale meno 4. E quindi la retta tangente risulta essere 4x meno 4. Quindi una retta che va a incrociare l'asse y nella posizione meno 4 e avendo un'inclinazione identificata dal valore di coefficiente angolare pari a 4 stesso. Quindi riassumendo, l'informazione che mi dà la derivata prima è che numericamente essa è uguale al valore del coefficiente angolare della retta tangente nel punto preso in esame alla curva originaria.